Tutti sappiamo come le problematiche legate all'ero del disco e al grande odore sciatico che sopravvivono, nella maggior parte dei casi, abbiano una evoluzione positiva per guarigione spontanea, molto spesso associata anche a un corretto inquadramento fisioterapico. In quei casi, pochi per fortuna, in cui purtroppo il trattamento conservativo non porta alla soluzione sperata, può essere utile e può diventare anche necessaria in alcuni casi ricorrere alla tecnica chirurgica. La tecnica chirurgica, oggigiorno diciamo più rivoluzionaria, più moderna, è rappresentata dalla tecnica endoscopica. Ancora non diffusissima in Italia, ma è diventato un gold standard, per esempio, negli Stati Uniti, in Oriente, intendo con Oriente la Cina, la Corea e il Giappone, dove è sostanzialmente la pratica quotidiana. La tecnica endoscopica ha il suo significato autentico, nel rispetto delle strutture anatomiche muscolo-tendinee della colonna vertebrale, nel rispetto soprattutto del concetto di tensostruttura della colonna vertebrale, perché è proprio nella tensostruttura che si nasconde la salute della colonna vertebrale. L'approccio è un approccio attraverso un subcentimetrico, una subcentimetrica incisione cutanea che permette l'inserimento di questi piccoli strumenti e di arrivare e di rimuovere l'erba del disco che comprime il nervo e che determina appunto il dolore. Dopo aver fatto questa rimozione, gli strumenti vengono semplicemente sfilati e tutte le strutture anatomiche riprendono la loro naturale posizione, come se niente fosse accaduto. Quindi questa reale, profonda mini invasività, questo rispetto delle strutture del corpo rappresenta l'ottimizzazione più importante tra la scelta chirurgica, che in pochi casi per fortuna siamo costretti a fare, e la continuazione dei moderni programmi riabilitativi, siano essi isometrici tipo il Pilates con Cadillac o comunque tutti gli esercizi isometrici, sia con esercizi proprio scettivi, più di più alta complessità.